Così si presentava ieri la città di Catania, come mostra questo video girato in una delle vie del centro storico. Nello specifico, un violento acquazzone si è abbattuto su Catania e provincia sia nella giornata di ieri che di oggi, dove si sono registrate piogge temporali, i quali hanno richiesto immediatamente l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno ricevuto oltre 150 chiamate di soccorso. I vigili urbani invece hanno liberato alcune famiglie con bambini al seguito rimasti intrappolate nelle loro auto. E come mostra questo video, la violenza della pioggia ha rischiato persino di spostare le auto in sosta. Un noto centro commerciale di Catania poi si è allagato e ha richiesto l'intervento immediato di pompe per asciugare l'acqua depositatasi. In questo video pubblicato sul web invece siamo ad Aci Catena, dove la situazione è senza dubbio degenerata, così come a Capo Mulini, come vi mostriamo in queste immagini. Eppure, nonostante la pioggia, i catanesi non si sono persi d'animo, hanno persino ironizzato su quanto accaduto. In questo video un anziano signore ha impugnato persino una canna da pesca e ha simulato di pescare sulla centralissima via Plebiscito. Fino alle 17.30 di oggi sulla città di Catania ha continuato a piovere, ma come vi mostriamo in queste immagini girate pochi minuti fa, la situazione sembra essere tornata quasi alla normalità, nonostante cartelli divelti e bidoni dell'immondizia per terra. Il comune di Catania infine ha sospeso la chiusura al traffico del lungomare prevista per questa domenica. Domani ancora pioggia su Catania, ma da martedì dovrebbe tornare il sereno.